molto apprezzato l'atteggiamento del sindaco De Magistris, che è stato tutto puntato sui fatti, sui problemi e sulle soluzioni, cosa che fa bene al senso delle istituzioni nel momento in cui dei tre esponenti delle istituzioni elettive qui, cioè il sottoscritto, il presidente De Luca e il sindaco De Magistris, ciascuno di noi tre appartiene a un colore politico differente, ma siamo uniti da una stessa bandiera, che è il tricolore d'Italia, nel momento in cui si lavora in questa prefettura per il bene della comunità napoletana. Napoli sta svoltando, Napoli sta andando nella direzione giusta, è una città che ospita turisti che poi scrivono di essere stati in una città sicura, è una città che sta vivendo un suo riscatto, è una città che vuole essere bonificata dalla malvivenza e che chiede e in buona misura ottiene un risultato dalle nuove generazioni. La squadra Stato vince se è unita, e a Napoli è unita. Noi abbiamo dato 74 unità di rinforzo ai reparti investigativi. Ribadisco, è un consuntivo, quello che sto dicendo non è un programma per il futuro, è un consuntivo, cioè dopo i comitati precedenti. Abbiamo dato 74 unità di rinforzo ai reparti investigativi e abbiamo dato una totale di unità di rinforzo per il dispositivo di controllo del territorio di 440 persone. Quindi 440 più 74, questi sono i numeri effettivi bollinati e certificati. 175 di questi 144 non sono stati impiegati a tempo pieno ogni giorno a Napoli, ma sono stati utilizzati per alcuni giorni la settimana, certamente non per mezza giornata, ma per alcuni giorni la settimana, per le cosiddette operazioni ad alto impatto, che sono quelle operazioni che hanno permesso un controllo sul territorio veramente robusto, veramente significativo. Quello che l'altra volta ci era stato detto era: qui c'è carenza di uomini, carenza di investigatori specializzati e le telecamere non funzionano. Oggi noi possiamo dire di essere passati dall'8% di uso delle telecamere funzionanti, quindi di telecamere in funzioni a inizio 2015, al 58% di oggi, e il resto sarà messo tutto in funzione per quanto riguarda il Vomero Basso, Lungomare Mergellini e Vomero Alto entro la fine del mese di febbraio. Tutto quello che abbiamo fatto ha avuto ovviamente degli effetti in termini di anche consistenti arresti e operazioni di grande rilievo dal punto di vista anche numerico, per cui noi abbiamo avuto importanti successi dal punto di vista degli arresti dei latitanti, e abbiamo avuto un funzionamento del sistema, del dispositivo del controllo sul territorio. Sapete quanti provvedimenti cautelari sono stati emessi solo in tre quartieri di Napoli, Sanità, Forcella e quartieri spagnoli, in pochi mesi, cioè da aprile al settembre-ottobre dell'anno scorso? 180 provvedimenti cautelari. Sapete quanti beni, per l'ammontare di quanto, sono stati sequestrati? Sono stati sequestrati in questo territorio 6 miliardi, questo è l'equivalente, di beni in 3 anni. La domanda che ovviamente mi attendo, ma alla quale già rispondo, è: siete soddisfatti? Non ancora. Non ancora. Riteniamo che si debba e si possa fare meglio, e siamo qui per questo. E qual è l'ombra di tutto quello che io sto dicendo? Un insopportabile incremento del numero degli omicidi. A Napoli si continua a sparare e bisogna smettere di sparare. Ecco perché il nostro lavoro proseguirà ulteriormente fin quando non avremo fatto zittire quelle pistole e quei fucili che continuano a insanguinare una città che è meravigliosa e potrebbe esserlo ancora di più se non fosse così insanguinata. La zona d'ombra di tutto il piano di contrasto sono gli omicidi. La cosa ancora più grave, è che l'anno passato è stato in Italia l'anno con il minor numero di omicidi da quando esiste la statistica giudiziaria del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. In Italia l'anno scorso c'è stato il minore numero di omicidi nella storia delle cifre e dei numeri che vengono censiti al Ministero dell'Interno e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e proprio in quell'anno a Napoli sono cresciuti gli omicidi. È una controtendenza insopportabile per la quale
noi continueremo il nostro sforzo. Questa è la sfida. Non si può chiedere a un governo, a un ministro dell'interno, di affrontare e risolvere tutti i problemi in un colpo solo, ma certamente quando tu vieni in un posto complesso come Napoli e ci torni dopo qualche mese avendo fatto delle cose, trovando i risultati delle cose che hai fatto, vai via con il senso di gratificazione che ti viene dal fatto di avere evidentemente indovinato la strada. La strada l'abbiamo indovinata, è quella della collaborazione, quella di accendere le luci delle videosorveglianze, quella di mandare più gente sul territorio, quella di fare un contrasto globale al crimine organizzato e non in questa città, e tutto ciò ha dato dei frutti e ha dato dei risultati. La verità è fatta di grandi emergenze, ma è fatta anche di un impegno straordinario dello Stato per contrastare queste emergenze e determinare una svolta nella sicurezza dell'area di Napoli e dell'intera regione. E poi completeremo il programma che stiamo concordando con il prefetto di Napoli per l'estensione della rete di videosorveglianza, con un contributo importante che darà la regione Campania, convinta che la sicurezza è condizione essenziale da garantire per il rilancio di tutto il territorio.